tasse, case, insomma, sul 24 gennaio pare che si debba proprio pagare. Buongiorno a tutti i nostri ospiti di TG2 Insieme, buongiorno. Grazie di essere qui con noi. Allora io vado in ordine, così non ci sbagliamo. Intanto grazie a Rosario Trefiletti, buongiorno, che è presidente di Federconsumatori, quindi chi meglio di lei è oggi, bisogna un po' capire bene qui che cosa funziona con questa mini IMO. E poi ancora invece Paolo Righi, presidente nazionale FIAIP, che sta per Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali. Buongiorno. Esatto, buongiorno, grazie di essere tornato tra l'altro qui a TG2 Insieme. E ancora invece Valeriano Canepari, coordinatore consulta nazionale CAF. Buongiorno. Perché lei poi ha proprio a che fare con la gente che viene lì e si lamenta e dice: ma che cosa dobbiamo fare? Quanto dobbiamo pagare? Quando? Come dobbiamo pagare il bollettino? Bisogna andare in banca? F24, eccetera. Esatto, eccetera. Quindi veramente. Allora, io vi voglio invitare, proprio rapidamente, abbiamo un minutino e poco più, il nostro servizio di Alessandra Orlando, perché ci fa un po' il quadro, lo stato dell'arte, della situazione, minimo, vediamo un po' che cosa succede e poi ne parliamo insieme, vediamolo. Entro il 24 gennaio si dovrà pagare la mini IMU e la maggiorazione 2013 della TARES, la vecchia tassa sui rifiuti. Ai comuni che chiedevano uno slittamento del pagamento della mini IMU, il sottosegretario all'economia Baretta risponde negativamente. La partita per il governo è chiusa. Chi deve pagare la mini IMU? Chi ha la prima casa nei 2500 comuni che nel 2013 hanno aumentato l'aliquota oltre lo 0,4%. Come? Utilizzando il modello F24 in banca o alle poste, oppure l'apposito bollettino postale. Va versato il 40% della differenza tra l'IMU con l'aliquota aumentata nel 2013 e l'imposta con l'aliquota allo 0,4%. Quanto si paga? Per una casa a Milano con rendita catastale di 1.000 euro senza figli residenti, l'IMU allo 0,6% è di 808 euro, allo 0,4% è di 472 euro, il 40% della differenza è uguale a 134,40 euro. Sarà questa la somma da pagare. A Roma con l'aliquota allo 0,5% si pagano 67,20 euro. Altro esempio, con una rendita catastale di 600 euro e due figli residenti, la mini IMU è di 80 euro a Milano e 40 a Roma. Non mancano però i paradossi, calcoli comunque complicati, con il risultato che la parcella di un professionista che non ci faccia sbagliare può essere più cara della tassa da pagare. Ecco qua, Rosario Trefiletti, allora sì. Lei già mi scuote la testa. Ma certo, no, ma perché, certo. Vabbè, la data la sappiamo però, 24 gennaio bisogna pagare. Vabbè, almeno quello, quindi. Perché guardi c'è molta incertezza, molta indeterminazione su tante cose. Non dimentichiamo che abbiamo finito o qualcuno ancora deve pagare la TARES, che è la tassa dei rifiuti con il relativo conguaglio, quindi abbiamo quella. Poi abbiamo la mini IMU, ottimo il servizio, avete fatto chiarissimo. E poi non dimentichiamo che avremo la TASI con la bastonata, me lo faccio anticipare, notevolissima sulle famiglie italiane. Ecco, sulla mini IMU, ma insomma è abbastanza scandaloso che le famiglie italiane, una volta superato il problema dell'IMU, adesso si tratta di andare a vedere chi abita una residenza, ha la casa, la prima casa, su una città che ha fatto un aumento dello 0,4 per mille, esatto. L'ha portato allo 0,5, allo 0,6 e fare tutti i calcoli, meno il conguaglio, male. Certo. Ci certo, sono certo. Il CAF a cui bisognerebbe rivolgersi proprio anche per risparmiare e per non fare l'effetto che avete detto nel vostro bel servizio, attenti che si potrebbe pagare di più di andare più, dal professionista. Esatto, perché poi parliamo delle detrazioni, perché quello è un altro argomento che secondo quella me c'è qualcosina è, di che non va. Ma quello è soprattutto relativamente alla TASI che è micidiale. Esatto. Io non ci credo molto alle detrazioni, ecco perché ritengo che sarà una stangata che può andare da 247 euro, sto parlando delle medie, delle medie, certo. A addirittura se si dovesse arrivare a un 3,3 per mille della TASI, con cifre oltre 300 euro a famiglia. E se non ci sono le detrazioni è veramente micidiale. Lo so. Canepari, appunto, lei mi diceva appunto Trefiletti adesso, ma poi dopo bisogna capire un po' come fare, come pagare, quanto pagare.
Voi a che punto siete come CAF per aiutare i cittadini anche, no, che vengono da voi? Beh, noi da questo punto di vista ci siamo organizzati per tempo. Noi durante le feste di Capodanno e di Natale abbiamo lavorato, perché per fare poi attività come queste su tutto il territorio nazionale, che riguardano poi 10 milioni di persone, perché non è che sono numeri modesti, sono 10 milioni di persone, quindi ci vogliono programmi, ci vuole struttura organizzativa. Noi abbiamo lavorato, noi il 7 abbiamo aperto gli uffici nella condizione di poter già fare i calcoli e assistere, e sono migliaia le persone che oggi vengono. Da questo punto di vista la cosa ormai è chiara, certo. Nel senso che sappiamo quali sono i comuni, li abbiamo tutti cercati e acquisiti, sappiamo come si fa il calcolo con la vecchia, con la aliquota base, si fa il calcolo con l'aliquota aumentata, su questa differenza si calcola il 40% che deve pagare il contribuente, con l'F24 entro il 24 di gennaio. Ecco, qui c'è un problema sul quale noi sollecitiamo l'attenzione delle persone e anche del governo e dei comuni, perché la norma direbbe che sotto le 12 euro non si dovrebbe pagare imposta, però questa cosa è controversa, perché i comuni potrebbero nel loro regolamento deliberare di pagare anche sotto cifre di questo genere. E qui emerge un problema grande come le case di cui noi ci stiamo occupando. Si sta determinando un intreccio sempre più complesso e alla fine inestricabile fra le competenze e la normativa dello Stato e le competenze e le normative che deliberano i comuni. Certo, e gli enti locali, è quello poi, no? Dopodiché rischiamo di non capirci più niente, certo. Perché ricostruire il passato diventa una cosa inestricabile. Complicatissimo. Qui c'è bisogno veramente di tenere ferme le bocce per quest'anno, capire come vanno a finire i numeri, i ricavi degli enti locali, i costi per i cittadini. Sì, ma le bocce non le terranno ferme. No, io mi auguro di sì, perché io mi auguro di sì. Cioè, si però paga, quello è certo. Tares, però Minimu e Tasi, il primo che si azzardi a dire che diminuisce la tassa sulla famiglia. Qui non diminuisce nulla. No, appunto, allora non diminuisce nulla. Però stiamo fermi per fare poi una riflessione a settembre e ripensare tutta la tassazione, definendo quello che è in capo allo Stato e quello che è in capo agli enti locali. Sennò non ce ne veniamo più fuori. E questo ha risvolti anche sui bilanci dei comuni. Vediamo insieme Minimu, prima casa, 100 metri quadri senza detrazioni, ecco, perché poi spiegheremo un pochino meglio sulle detrazioni. Allora, Roma 56 euro, Firenze 48, vedo lievitare Torino 81, Milano 76, Napoli 57, Palermo 19. Quindi per una media nazionale di 41 euro. Allora Righi, io voglio chiedere, comunque è una spesa in più per gli italiani, su un bene in cui io credo che qualunque italiano fino ad oggi abbia investito in qualche modo, perché il mattone era il bene per eccellenza. Sbaglio Righi? Invece adesso? No, anche oggi il mattone rimane l'unica ancora di salvezza per i risparmi degli italiani. Il problema è che oggi il mantenimento dell'immobile è diventato troppo oneroso. Noi avevamo una tassazione in Italia, la vecchia ICI, che cubava circa 10 miliardi, oggi pensi siamo passati a 27 miliardi circa, e questo solo negli ultimi due anni. Purtroppo ci troviamo, e i cittadini oggi si trovano in difficoltà, perché anche il fatto di ereditare un immobile, è noto il caso dell'insegnante di Firenze che è a Torino a insegnare, ha solo una casa, ma col suo stipendio non riesce a pagare la seconda casa. Allora il tema è questo qui, si sta deprimendo un comparto intero a favore di che cosa? Del partito della spesa pubblica, perché qui bisogna che parliamo chiaro, i comuni e le regioni sono fonti di sprechi, non solo lo Stato. Allora bisogna che i comuni non chiedano ancora questo aumento della Tasi come è stato chiesto negli ultimi giorni, a soli 10 giorni
dalla legge, dall'approvazione della legge di stabilità. Esatto. Noi Confedilizia, ANCE, tutte le associazioni, anche degli inquilini, stiamo dicendo no a questa attività, e avevamo chiesto al governo di rimandare questi aumenti, di fermare questo delirio legislativo e di dire guardiamo a giugno, fermiamo un attimo queste tasse sulla casa, parliamone tutte insieme, certo. Non solo coloro che mettono in le tasse, ma questo governo deve parlare anche con chi le tasse le paga. E la necessità, che mi sembra fondamentale, la necessità è quella di fermare questa schizofrenia, perché solo la settimana scorsa si è ritirato, il governo Saccomanni ha ritirato nella mattina l'emendamento che aumentava la TASI. Sì. Poi nel pomeriggio ne hanno annunciato un altro che per fortuna è osteggiato da molti, sì, da molti. C'è stato partiti. Un balzello veramente che insomma. Quindi, non ne siamo usciti molto la bene. La casa è ancora interessante, i prezzi stanno scendendo ancora, sono scesi nell'ultimo anno ancora del 5%, è il momento di acquistare, ma la tassazione è troppo alta, siamo ai limiti della sostenibilità. Certo, e quindi comunque c'è uno stallo anche proprio nelle compravendite, che invece la veramente gente. Poteva essere un bel fermento, no, nel nostro territorio italiano. Non è solo quel problema, io vorrei aggiungere un altro. Il problema dell'incertezza per le famiglie, oltre la bastonata, quella sì è certa, ma l'incertezza delle movimentazioni tra TARES, Minimu e TASI, la tassa sui servizi indivisibili, ecco che è quella che c'è il problema forte delle detrazioni, se sì o no. Ricordiamo che l'IMU aveva 200 euro fisse più 50 euro a figlio. Se Eccolo. Non ci sono le detrazioni, le famiglie con numerosi figli si ritroveranno a pagare più dell'IMU, molto più dell'IMU. E allora l'incertezza, la stangata e l'incertezza dall'altro lato comporta anche che le famiglie non comprano, non acquistano. Ah, certo. Ecco perché c'è una forte. Certo, c'è il problema del potere d'acquisto, la disoccupazione che è aumentata, argomento. Eccetera, eccetera. Ma questa incertezza mette le famiglie nella situazione di dire: ma io non compro, non ho capito bene qual è la prospettiva. Non vado a spendere cosa devo, prima e lo spendo. Di pagare appunto una tassa che poi magari mi trovo impreparato, esattamente. No? Perché non so quanto Quindi, bisogna sull'economia pagare. Sull'economia ha un effetto decisamente negativo, oltre a quello che si diceva sull'edilizia, che è importantissimo per l'occupazione, certo, e per lo anche per i costruttori. Sappiamo che c'è stato un crollo proprio, no? Assolutamente. Per quanto riguarda questa. Oggi le compravendite sono praticamente ferme. Noi in 4 anni siamo passati da 840.000 compravendite a 400.000. Ci sono anche nell'industriale capannoni industriali, più di 100.000 capannoni industriali in vendita, perché le aziende non ce la fanno più a gestire i propri immobili perché pagano troppo. Calcoli che in questa legge di stabilità, peraltro, se qualcuno ha la sfortuna di non trovare l'inquilino o in un capannone o in un'abitazione, c'è un aumento dell'IRPEF. Quindi tu oggi non riesci a trovare e lo Stato ti penalizza. Allora, purtroppo questo governo è riuscito a fare peggio del governo Monti, e non era semplice. Noi speriamo veramente che il patrimonio degli italiani, almeno il patrimonio, venga salvaguardato, perché è quello che ci ha salvato dal fallimento. Noi non siamo come appunto, la Grecia, bisogna appunto. Dirlo, perché gli italiani hanno i bot e gli immobili. Certo. Un'ulteriore riflessione, ci metto qualche secondo, che nessuno fa ma che io vorrei fare. Questa tassazione non solo va sulle famiglie in maniera diretta, ma andando sulle imprese, sui professionisti, sugli artigiani, sui commercianti, e dice, ma dove pensa lei che scaricheranno questi aumenti incredibili delle tassazioni? Le scaricheranno sui prezzi e sulle tariffe, quindi le famiglie italiane saranno aggravati ulteriormente. Certamente, questo ci sono non costi deve avvenire, però. E costi indiretti. Ho capito che non deve avvenire, però sappiamo da che mondo è mondo che se io sono un professionista e devo andare a casa di un cliente, pago di più la benzina, in questo caso pago di più l'IMU o comunque la TASI, certo. O che altro, è chiaro che scarico sulla bolletta, perché altrimenti non ci sto nei costi. Ecco perché io dico che bisogna fare un ragionamento complessivo. Non questo più detassare, sì. Ha ragione Righi, bisogna tagliare sprechi, privilegi.
inefficienze, bisogna fare questa operazione e detassare. Mi chiedo perché sia così difficile tagliare gli sprechi. No, ma è una domanda che ha assillato anche a me. Perché in Italia non ci sono più i partiti, o quantomeno quelli che noi conosciamo, ci sono due partiti e basta, quello della spesa pubblica e quello che invece vuole tagliare. La maggioranza dei partiti italiani, del partito italiano, è quello della spesa pubblica, che ha creato e generato un mostro tra comuni, regioni, province e tutte le municipalizzate. Oggi di politica vivono circa 3 milioni e mezzo di persone, certo. E questo partito è quello che conta di più in Italia, a discapito dei cittadini. Però tagliare gli sprechi, gli sprechi assolutamente, perché se no tagliamo la sanità, tagliare quello che è spreco è privilegio. I cittadini italiani non vogliono più sentir parlare di privilegi, di corruzione e di sprechi. Basta mettere un punto fermo. Se siete d'accordo chiuderei qua, perché mi sembra davvero che bisogna mettere un punto agli sprechi. Quindi su questo siamo tutti d'accordo. Adesso il 24 gennaio capiremo quanto pagare per la minimo. Io vi ringrazio, ma grazie, torneremo su questo argomento, è evidente. Grazie a Rosario Trefiletti, a Righi e anche a Canepari di essere stati qui con noi a TG2 Insieme, per aver provato a fare un po' di chiarezza su quello che ci accadrà il 24 di gennaio. Grazie davvero. Grazie.